Ciao Marcello, saluti a tutti gli amici di Topland. Sono Antonio della Svizzera, da tempo che non faccio un video, adesso lo rivorrei fare dopo la partita di Juventus-Inter di sabato e poi parliamo del sorteggio che si è appena concluso qualche minuto fa. Volevo dire, di Juventus-Inter ho visto una buona Juve, era da tempo che non vedevo una bella partita, dunque della Juve, diciamo in questo campionato ne ha fatti due, uno con il Torino e ieri. Altre, insomma, è discutibile. Abbiamo vinto, sì, ma ieri veramente ho visto una Juve concentrata sul pezzo. Ci è mancato solamente il gol, diciamo. Purtroppo, quando non si segna non si può vincere, ma non si deve neanche perdere. È giusto il pareggio. E andiamo avanti, siamo tutti là, un punto o due. Il campionato è lungo, possiamo recuperare. Anzi, dobbiamo recuperare, vediamo quello che succede. Siamo ancora all'undicesimo. Vorrei parlare adesso anche del signor Dybala. Signor Dybala si deve mettere in testa che sta alla Juve, non sta giocando con il Palermo, modestamente o con altre squadre. Tutto rispetto del Palermo. Si deve mettere in testa che sta alla Juve, che deve fare il serio quando sta fuori. Perché come sempre Nedved l'ha punzicato ieri, a me ha detto qualcosa sulla sua vita privata che si vede non si sta comportando bene. E allora bisogna mettere a riga questo signorino. Guadagna 7 milioni l'anno. Non guadagna poco, guadagna abbastanza. Allora deve cominciare a mettersi la testa in testa che deve giocare per la Juve. Se no, aria, quella è la strada, via. Perché alla Juve bisogna essere professionali. Con questo chiudo su Dybala. Andiamo al sorteggio. Abbiamo pescato il Tottenham, che in amichevole abbiamo perso 2-0. Squadra molto ostica, anche se in campionato non sta rendendo come sta giocando in Champions League. In Champions League però ha fatto un buon girone. È arrivato prima, secondo il Real Madrid, terzo il Borussia Dortmund. È da prendere con le pinze, come si dice. Vediamo a febbraio come stanno le cose e come stiamo noi in condizione. Poi c'è la super sfida fra il Real Madrid e il Paris Saint-Germain, quella è una partita stellare. E poi c'è anche Chelsea e Barcellona. Il signor Conte sfida il Barcellona. Vediamo dove arriva il signor Conte adesso. E poi c'è altre squadre, che il Bayern con il solito Fortuna ha beccato il Besiktas, e il Guardiola ha beccato il Basilea, altra squadra, altro Fortunello lo chiamo, il signor Guardiola, anche nei sorteggi. E poi c'è la Roma, ha beccato lo Shakhtar, potrebbe passare anche la Roma. Diciamo, per gli ottavi possiamo farcela sia noi che la Roma. Poi in Europa League è tutto un altro discorso. C'è il Napoli che affronta il Lipsia, poi il Milan affronta il Ludogorets, il Borussia Dortmund affronta l'Atalanta e la Lazio va a Bucarest con lo Steaua. Questi sono i sorteggi di Europa League e della Champions League. Ma speriamo che tutte le italiane andranno avanti. E diciamo, facciamo un'ottima stagione europea. Con questo è tutto, vi voglio salutare a te, Marcello, a Camillo e tutto lo studio. Alla prossima!